Un'altra pietra miliare sulla strada del dialogo ebraico-cattolico, frutto di quel vento di rinnovamento e grazia soffiato dal Concilio Vaticano II. Così è stato definito il documento pubblicato dalla Commissione per i rapporti religiosi con l'ebraismo a 50 anni dalla dichiarazione Nostra Aetate, dal titolo Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Un testo non magisteriale che indaga alcune questioni teologiche e che si pone sia per i cattolici che per gli ebrei come uno stimolo a proseguire per consolidare unità e fratellanza fino a diventare buoni amici, come ha chiesto anche Papa Francesco, il cardinale Kurt Koch. Il Santo Padre sta molto a cuore il dialogo interreligioso, ma il dialogo con gli ebrei è non soltanto un dialogo interreligioso, perché noi cattolici abbiamo una relazione con il popolo ebraico, con nessun'altra religione, come ha detto il Santo Padre Giovanni Paolo II, che il rapporto tra la Chiesa Cattolica e il popolo ebreo non è extrinseca ma intrinseca. In questo senso dobbiamo molto approfondire questo dialogo, perché l'ebraismo non è una religione come tutte le altre religioni, ma è il madre del cristianesimo. Il documento, prosegue il cardinale Koch, chiarisce anche la questione del mandato evangelizzatore della Chiesa in relazione all'ebraismo. Non c'è e non può esserci, si legge nel testo, alcuna missione istituzionale rivolta agli ebrei, ma i cattolici sono comunque chiamati a rendere testimonianza della loro fede in Cristo, sebbene con umiltà e sensibilità, riconoscendo che gli ebrei sono portatori della parola di Dio e tenendo presente la grande tragedia della Shoah. Fuori discussione è anche il fatto che tutti gli ebrei abbiano parte alla salvezza divina, salvezza di cui Gesù per i cattolici è il mediatore universale. Ma come ciò sia possibile resta al momento un mistero insondabile. Il rabbino britannico David Rosen. Ci sono due punti molto significativi nel documento. Il primo è il categorico rifiuto della teologia della sostituzione, ovvero il principio secondo cui la Chiesa abbia in qualche modo sostituito il popolo ebraico, e quindi l'affermazione della validità eterna del patto tra Dio e il popolo ebraico. E il secondo è il rifiuto categorico, per la prima volta in un testo, di qualunque tentativo di proselitismo tra gli ebrei, riconoscendo che essi sono in uno stato di redenzione in virtù della loro fede e del rapporto di fede che hanno con Dio. And religious way of life with God. Più chiari ed espliciti nel documento sono invece gli obiettivi comuni da perseguire insieme: l'impegno per la pace, la riconciliazione, la giustizia, la salvaguardia del creato, l'educazione delle nuove generazioni, infine la lotta contro ogni forma di antisemitismo. Ancora il rabbino Rosen. Ci sono alcune questioni riguardo alle quali quello che dobbiamo fare è molto chiaro. Penso ad esempio alla sfida dell'ambiente, per la quale non bastano le dichiarazioni congiunte, ma possiamo far lavorare insieme le nostre organizzazioni, oppure il Medio Oriente. Molto si fa a beneficio dei rifugiati, offrendo ad esempio un supporto filantropico in varie regioni. Potremmo incrementare questo tipo di intervento. Dobbiamo incoraggiare gli organismi filantropici in molte aree a lavorare insieme sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Vi sono molti campi dove ci può essere una maggiore collaborazione a beneficio dell'umanità.